Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Panic Mode. Ok, è la prima volta che lo gioco, non l'ho mai giocato come tutte le nostre preview e andremo subito a giocare. Naturalmente ci saluta, ci dice ciao nuovo impiegato e ci dà tutta una storia che non sto qui a leggervi per non tediarvi. Quindi molto probabilmente dovremmo aiutarlo. Ok, ci dice di controllare questi punti per l'aiuto. Ok, questo, clicchiamo. Pamperumpel Industries. Ma no, scusa, menu option. Più che altro perché sto diventando sordo. Vedete l'audio? Eccolo qua. Ed era al 50. Non per male, ma stavo diventando veramente sordo. Un po' meglio. Naturalmente la lingua italiana non la vedo, quindi non c'è. Ok, back to map. Onboarding. Ah, siamo dei pompieri? Ok. Oh, va bene. Ok, oppure right click per muoverci più velocemente. No, facciamo Q ed F, esatto. Oppure R ed F. Ok, invece del pulsante del mouse centrale. Ok, mi si è rotto la rotellina, quindi il pulsante, non la rotellina. Va bene, banda alle ciance. No smoking alarm, va bene. E che devo fare? Non l'ho capito. Ah, qua. Che cos'è questo? Non smog... detect nello smoking alarm. Ah, dobbiamo posizionare. Dove? Qua? Qua. Fuori. The smog detector is an item that can only be placed. Che può essere messo solamente su un muro. Outside. Perché devi fare casino. Qua. Sì, in effetti è molto brutto. Poi cosa possiamo fare? Ah, possiamo metterlo qui o metterlo qua. Ok. E lo riposizioniamo. Ok, lo vuole messo qua. Ma no, solo fuori però, così. Esatto. Ah! Ok, questi sono i protocolli. Quindi c'è l'incendio. Lui va nel panico e muore. Figo! Praticamente c'è... Ma io li posso governare, no? No, posso fare solo così. Hit. Pammi. Ah, praticamente un... Vabbè, siamo morti. Ce l'hai quasi fatta. Impiegato 9.995-5. Retry. Non ha funzionato. Scusa, eh. Sai perché? Io faccio così. Ora fa piro piro. Ecco, perché loro lo sentono e scappano. Andava messa all'interno, non all'esterno. Ho capito, praticamente siamo il responsabile della sicurezza dell'azienda. Alarm and speaker. Quindi adesso c'è quello là che parla. Non so se il microfono è messo giusto oppure no. Ok. Ah, ok, lo muoviamo manualmente. Allora, dove sono loro? Continuo? Allora, ci sono due allarmi e ci sono tre di questi. Questo qua sarebbe. Mi serve di check del bonus aggettivo, molto importante per tenere la sicurezza. Particolare per l'impiegato che si chiama Pimpolan. Pammi, like there are... Ok. Tipo così. Pimpolan è lui, ok. Ora, poi c'è questo che lo andremo a mettere... qua. Ma vedo che c'è anche un barbecue qua. Quindi barbecue.
Secondo me questo lo dobbiamo attivare a mano. Non testa, non funziona. Speaker. Spirobiro. No, ma questo che fa? Perché quello è rimasto fuori? No, retri, devo salvare tutte e tre. Perché questo non esce? È un pirlungolo. Ah, sai perché? Perché lui in questa stanza e non sente l'allarme. Ah, là c'è l'allarme di qua. Aspetta. Allora, facciamo così. Questo qui lo... È figo sto gioco. Ti fa diventare... Cioè, è divertente. L'hanno fatto in maniera divertente. Run, speaker! Piro, 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 piro. Ma questo non parte? Partiti! No, non uscire di là! Vabbè. Ce l'ha fatta. Abbiamo salvato tutti e tre, quindi... Yeah! E adesso abbiamo morale locale. Bistro con Gernamendo. Piro, 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 piro. Come parlano strano. Parlano molto strano. Air vent, smoke pass, dove vuole, sometimes... Ok. Quindi c'è l'aria. Allora, andiamo a vedere un attimo la situazione. I fornelli. I fornelli prenderanno fuoco, io lo so. E qua dentro cosa c'è? Questo cos'è? Spazzatura? Ok. Qui c'è già una cosa. Quindi dobbiamo mettere una qua. Non ho capito questi. Ah, questo è per togliere via l'aria. E ne mettiamo uno gigante qua. Io so che da qua dovranno uscire. Sicuramente qualcuno scapperà di qua, io lo so. Guarda. Che fa? Lo mettiamo qua? Proviamo. E poi ci serve questo qua, perché qua ci sono più di tutti. Lanciamo il protocollo. Speaker! Infatti sapevo che se ne andavano di là. Questo non si muove. Guardalo. È sicuro lui. No, adesso dovrebbe suonare. Ma c'è le bombole. Vai, vai, scappatene. Con la coda in fiamme, guardalo, guarda. Cioè, abbiamo liberato tutti. Meno 42. Ma eh? Ah, ma saliamo. Ma che figata. La barretta filettata. Torniamo di qua e facciamo water tools. Gnappa gnappa. Premi X al tuo keyboard to rotate the item before placing. Ok. Ah, questo è per spegnere l'incendio. Allora, andiamo a vedere da dove si propagherà. Guarda, qua, da questa stufa non a norma. Allora, questo cos'è? Turbo Pump Garden. Che cosa fa questa cosa, scusami? Ah, questo? Una piccola quantità di acqua. E questo? Giant. Ma io non ho capito se lo devo mettere all'interno oppure no. Perché... Cioè, se io lo posso posizionare qua, tipo a centro palla, che me frega. Ma ha detto di sì. Questo cosa sarebbe? Quello che detecta il suono? Non lo so, proviamo. Questo è il laboratorio, quindi... Come si girava? Così. Vai. Spruce, Wasserman, Spruce. Wasserman! Ah, ma lì pure. Spruce, Bredella. And. Perché sono morti tutti?
Allora, non lo so cosa sono quei cosi lì. Allora, cancelliamo tutto. Questo. Con questo. X. Ok. Buy popcorn. Ah, bello. Run protocol. Questo questo lo spegne. Ah, ho capito cosa fa. Quando gli arriva l'acqua spegne. Lagga un po', non so perché sta laggando. Però ce l'abbiamo fatta. Meno 11. Ho capito cosa fanno. Perfetto. Ora possiamo andare a Morale Porale oppure di là. Andiamo a Morale Porale. Corporate Cantina. Ok, allora. Vent, 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 vent. Da dove si propagherà il fuoco? Da qua. Quindi. Quindi metteremo subito un allarme di qua e un allarme di qua. Uno speaker qua. Dove sono le porte di uscita? Facciamo così, scusa. Uno, anzi no. X. No, no, giusto. Poi c'è l'uscita che sono. Scusa, ma non conviene metterla nell'uscita? X. X. Boh. Speaker! Pare piro piro piro! Questi dovrebbero già suonare. Non escono però. Non suonano questi. Maledetti, suonate! Calore. Ok, si sta divagando. Poi si è bruciato. È morto. C'è qualcosa che non va. Questo qua non suonano. Allora, questo speaker lo togliamo da qua e lo mettiamo qua. Questo qui lo togliamo da qua. Mettiamo qua e questo qui lo togliamo da qua. E lo mettiamo qua. E secondo me. Ma io non ce l'avevo uno. Infatti, questo qua perché non funziona? Dov'è lo speaker? Speaker! Ma questo non. Ah, ecco, suona. Pri, pri, pri. Dovrebbe suonare anche questo. Questo sta spegnendo. Ci vorrebbe un fuoco coso qua. Questo. Perché non suona? Ah, adesso è suonato adesso. Qualcuno si brucerà. C'è troppo fuoco, lagga un po'. Bisogna stare fermi, non bisogna toccare la camera, sono lagga. Ok, ottimo! Meno 2. Perché meno 2? Corporate lungiaccia. Corporate lungiaccia. Ok. Allora, dove si propagherà il fuoco? Ta-da. Io farei. Suonacchio, suonacchio.
suonacchio. Questo forse non c'è bisogno. Però loro da dove usciranno? Da qua. Quindi eventualmente li liberiamo la via. Così. Vediamo. Dovrebbero incominciare a suonare le campanelle. Biro biro. Anche questa. Ok, quella. Bastavano tre secondo me. Sì, questi qua non servivano a niente. Bastavano tre campanelle qua. Infatti ci ha dato 107. Only use smoke alarm e Uber Zafrazzi. Only use smoke alarm. Che sarebbero no smoking e Uber Zafrazzi. E io faccio così e non uso quello che dici tu. Vediamo, eh. Run protocol. Pa-pa-pa, para-pa-pa, para-pa-pa. Centodiciassette. Questa l'abbiamo completata? Vediamo ancora. Ah, ci ha aperto un nuovo coso. Executive Office. Papà, 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 papà. Allora. Da dove si propaga il fuoco? C'è il computer questo. Work. Non c'è fuoco. Ah, da qua. Allora. Da qua, secondo me. Vai. Speaker. Piro piro. Piro 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 piro. Ah, era qua, cacchio. Aspetta, aspetta, aspetta. Non l'avevo visto. Cancella tutto. È questo. Allora. No. Questo qua dobbiamo fare così. Io se faccio piro piro qua, lui non esce. Però siccome il primo a morire sarà questo, li facciamo così. Piro piro. Forse devo metterla qua la campanella, eh. No, quello suona, però nessuno lo sente. Quindi devo metterla qua. Sì, 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 sì. Allora, la campanella va messa qua. Speaker, piro piro, piro piro. Qua c'è un'altra campanella, però. End drill, fermi tutti. Ma se lo metto qua, loro lo sentono? No. Se io faccio così, loro lo sentono? E lo speaker qua, vai. Facciamo subito speaker e loro escono. Vediamo se loro sentono questa campana quando suona. Suona, ma questi se ne fregano. Ok, perfetto. Loro sentono la caccia alla porta aperta, ma loro proprio zero totale. Dice, me frega a me. Vai, run protocollo. Speaker, piro piro, piro piro. Evacuazione in corso, ok. Si sta propagando. Pammi, cosa vuol dire? Ah, ok. Il calore si sta disperdendo. Ok. Quindi significa che quando arriverà la campanella loro usciranno. Ma forse dovremmo attivare lo spruffo? No, ce la fanno a uscire. Non c'è bisogno. Ma dove devono andare? Dove cavolo stanno andando questi? Dove sta andando questo? Ma questi che ci fanno qua dentro? Ah, perché sono vero, me l'ho dimenticato quelli in cucina. Run protocollo, me l'ho dimenticato quelli in cucina. Speaker, piro piro, piro piro, avverti gli altri. Le piace quando fanno pio pio.
Sembrano comunque molto minions. Ci stanno. Quella suona, adesso dovrebbe suonare questa. Quando suona questa devo attivare questa. Dobbiamo aspettare. 3, 2, 1, dovrebbe suonare a breve. Non so. Eccola, spruffo. Ma no! C'è qualcosa che non... che non sbroffa. Ma questo qua si può spostare? No. Ah, è giusto. Questo che deve sbroffare in maniera diversa. Allora, facciamo così. Facciamolo... sbroffiamolo prima che brucia, così il calore va di qua. Si disperde qua e brucia questo. Ah, speaker, scusa. Mi sono dimenticato. Vai. Eh no, è uguale. Ah no, però lui spegne, vedi? Non spegne quest'angolo qua. Quindi adesso lo suono. Passeranno qua, si bruceranno un po'. Non sto facendo niente qua. Intanto lagga quando fa queste cose. Però li salviamo. Quello si è perso. Uno, due. E tre. Wow, ce l'abbiamo fatta. Great job. Non so come si ci muove nella mappa. Ok. Bad Netbrood. Allora, vediamo un attimo. Che cosa dobbiamo andare a fare? Allora... buy pop pop popcorn. Allora, c'è una campanella per forza. Una campanella per forza. Ho visto un... avete visto? Ho visto un zzz. Secondo me scappa da qui. Allora, qual è la via di fuga migliore per loro? Di qua? Facciamo così. Mettiamo una campanella qua. Usa solo 4 tu. Uno l'abbiamo usato. Poi ci abbiamo... questo qui... secondo me non serve, però proviamo, 3... Run protocollo. Sapevo io. Va va va, si propaga qua, quindi fa così. Quello è morto qua dentro. Perché non va bene. Allora, questo lo togliamo. Perché lì ci manca la campanella. 1, 2, 3, 4. Questo possiamo lasciare. Vediamo. Forse il drill dobbiamo metterlo qua. No, forse ce la fa. Fermi tutti. Forse... non lo so, però forse possiamo salvare. Il salvabile. Vai. Sprussa. Ecco. Ok. Adesso, lui il tempo che arriva, quanto tempo ci sta? Questo dovrebbe suonare a breve. Che vedo il calore che si sta espandendo. Bellissima questa immagine, comunque, del calore che si espande. Lui è... nella cacca. Lui scoppia. No.
Questo qui va messo qua. Vai. Facciamo una visuale migliore. Perché si è preso a fuoco quello? Lui ce la dovrebbe fare. Attiviamo lo spruzzo, perché così gli facciamo la video uscita. Ma non ci arriva però. O sì? Andiamo. Ok. Esatto. Vediamo se ce la fa. Eh no, ma è morto lui. Ma perché? Non lo possiamo togliere, no. Vediamo un po'. Questo non lo possiamo togliere. Questo va messo qua. Vai. Ma perché ci vai sopra? Ma si... Pirla sei. Vai, lanciamo questo. Che però non fa. Spegni i comodini. Il calore arriva lì. Dovrebbe spegnere questo lui, ma non lo spegne. Lui scoppia, non so perché. Perché secondo me questo... Non... Ho dato un colpo alle cuffie. Allora, ma quanti tu l'ho messo? Vediamo, allora, facciamo il conto. Allora, questo qui... Qua, uno, due, no, anzi no, aspetta, questo qua, due, tre, ah, ma ne posso mettere un altro, quattro, allora. Lui si alza, dice, oh, c'è un fuoco, ma sto fermo. Piro, 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 piro. Lui si sposta. Loro esplodono, non so perché. Rifacciamo. Run protocol. Stai fermo qui. Lui sta fermo qui. Quale devo attivare prima? Questo qua. Abbiamo spento tutto il fuoco. Questo. Vai, attiva, attiva. Ma è un pirlunga. Cioè, prendi fuoco e stai fermo lì. Fermo qua. Dammi qua. Così. Se blocca l'uscita. Allora. Vai, uscite. Perfetto. Fa un po' vomitare sta visuale, però è buona per vedere le cose. Ok. Sbroffo e sbroffo. Attiviamoli tutte e due. Quello muore, vuole morire perché non suona la campana. Se non suoni, non suoni però. Ok, facciamo così allora. Così non si mette là. Lo blocchiamo, vediamo. Che questi non li posso attivare. Questo si prende fuoco così. Da solo. Piro. Spostati. È sbagliato messo così. Infatti quello si è bruciato il popò. Attiviamo. Ma è esploso. Falà. Si va a mettere lo stesso lui.
facessimo così. Il problema è lui. O attiviamo troppo presto, eh. A meno che usiamo una ventola al posto del spegni spegni. Qua sta bruciando come un cretino. Ma ma si è messo nello brucia brucia. Scusa, la ventola. Aspetta, scusa, eh. Ma lui non esce così. Cioè, se noi facciamo così e togliamo questo, ancora abbiamo una campanella. Vediamo. Così questo esce più velocemente. Vediamo. In teoria dovrebbe propagarsi più velocemente. No. Ma sta bruciando da solo. No, e lui il calore lì non funziona. Dunque. Ah, la campanella è dopo. Possiamo mettere uno. Quanti ce n'ho io? Uno. E due, vai. Non sta facendo niente questo. No, ok, allora, fermi tutti. Questo qui. Cos'è la X per girare? E questo qui. È la X per girare. Ma no, però non così. Secondo me questo qui deve stare qua. Vai! Sprussa. Sprussa. Ok. È andato nel panico tutto. Sta laggy come una bestia. Vediamo se togliamo quelli. No, gli FPS un po' da toccasciare. Così lui si è asciugato. Cioè si è bagnato, si è pulito. Ok, lui sta cercando di fare. Ma ancora non arriva l'allarme. È arrivato adesso. Lui se l'accorge. Lui esce. E mi sa che ne ho perso uno, vero? Cacchio, ho perso questo. Allora, non andare dove c'è il fuoco. Stai fermo. È morto. Va, botta de culo. Ok, un suona. Suona. Attiviamo questo. E attiviamo questo. Dobbiamo metterlo verso di là. Esci, 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 esci. No! Ma l'avevamo già provato a mettere qua. E non cambiava molto, eh. Però possiamo fare così. Vai. Ok, si sta propagando il calore.
Poi scatta. Loro escono. Lui esce. E lui sta nel fuoco perché gli piace. Ma infatti non ho capito. Cioè, si è messo nel fuoco perché gli piace. Attiviamoli subito. Ma lui si brucerà. E si mette qua. Lui spegne, ma adesso parte di qua il fuoco. Infatti. E lui non scappa, rimane lì, imperterrito. Un pirlunga. No, qua va più che bene. Il problema sono questi qua, quindi devo capire come gestire bene loro. Dovrei fare così. Che è lui il problema. È Bogardo e Splifioccio. Questo proprio se brucia sempre perché gli piace, dai, il direttore. Che è un pirla. Ok. Ora si sta divagando e lui è al sicuro. Lo attiviamo. E attiviamo lui. Così lui adesso brucia, spegne quello, ma lui va nel fuoco perché gli piace. Niente, è proprio da capire. Mettiamolo qua. Com'è che si faceva così? Ecco. Allora. Calori si espande. Sta arrivando lì. Non lo tocchiamo. Tocchiamo questo invece. Gli diamo la via d'uscita. E lui ancora è senza campanula. E allora attiviamo. No, dovevamo attivarlo prima. Deve arrivare di qua. Sai cosa? Secondo me ci vorrebbe una ventola che butta il calore di qua, in modo tale che ci arriva subito. Ci proviamo. Allora, la campanula qua. Uno. Non lo possiamo mettere? Due e tre. Quanti ne abbiamo messi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 4. No. 4. Vai. Ah, ma no, scusa. Su, fermi tutti. Cancelliamo questa. E mettiamola proprio qua, dove si propaga. Vai. E si suona subito. Sì, domani. Ok. Ora, qua dovrebbe arrivare prima, no? No. No. Quello è scappato, quello ancora no. No, ok. Quello va bene. Questo no. Questo è l'unico che ha bisogno. Di questo. Vai. Adesso li suona. Forse dobbiamo metterla qua. La hit. Infatti, aspetta, fermi tutti. Forse ci sono.
Tipo così. Vai. Secondo me la ventola fa sì che il calore si espanda più velocemente. Vediamo, eh. Ora dovrebbe suonare in teoria. Questo lo spegne, però dovrebbe andare di qua. Dai, dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sei tutti noi. Ma lì c'è il fuoco imperterrito, impergerrimo, che non ha via di fuga morta. No, 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 no. C'è qualcosa che... Questo qua non va qua. Questo qua lo dobbiamo mettere... qua come via di fuga. Quindi siamo 1, 2, 3... e 4, perché questo qua è il nostro. Questo è il problema. Vediamo. Lui ancora sta lavorando, ignaro di cosa potrebbe accadergli. Ora incomincia a bruciare come un pazzo. Forse ce la facciamo a passare da qua. Spegni. No. Signori, dobbiamo farcela. Lo mettiamo così. Vai. E lo attiviamo subito. Così il fuoco non arriva là. Loro passano. Lui vede il fuoco, ma dice che me ne frega. Lui scappa. Perfetto. È rimasto solo lui. Che... ah, pum, esplode. No, allora facciamo una cosa. Ah, lui proprio... non possiamo mettergliela. E se facessimo così... vai. Allora, lui prende il fumo e lo butta di là. No. Non ho ben capito la storia dei... dei cosi. Attiva lo sprusso. Qua stanno bruciando tutti. Ah, è scoppiato. Ma lui ancora è lì che se la gioca. Perché se l'è giocata male stavolta? Perché la ventola è qua. Ah, forse ho capito. Cioè, nel senso, la ventola non ti fa espandere così tanto il calore, ma te lo trattiene un attimo. Levati da qua. Lo sprusso. Vedi, lui fa a destra e a sinistra perché ce l'ha qua. No, non va bene. Però questa qua va bene, lasciamola qua. Allora, è lui che dobbiamo salvaguardare. Vai. Ecco, bruciati. Ti raccomando, vai dove il fuoco, eh. Non uscire. Ecco, adesso lui c'ha la ventola. Quindi diciamo che è un po' al riparo. Però gli è suonata subito. Adesso è lui il problema. È arrivata? Vai, vai, vai. Vai, sfuggiti. Fuggiti, non morire. Ce la puoi fare? No. Proprio. Quello lì è proprio un deficiente. Quindi uno, due. Lo so, mettere 5 oggetti è bella, però io non voglio. Durerà un pochettino questo, perché devo passare questo. Chiuso questo, chiuderemo il gameplay. Allora,
Vediamo se ci va di fortuna. Attiva lo spruzzo. Esciti, bravo. Levati da lì. Ora manca lui. Dovrebbe suonare adesso. Troppe fiamme lui. Lui c'ha troppe fiamme. No, lui c'ha troppe fiamme qua. C'ha troppe fiamme. Allora facciamo così. Se facessimo così. Vai. Lui dovrebbe adesso scappare. Si è messo nell'angolo. Ma... vabbè, sei un pirla. Però lui è uscito. Niente, questa qua non vale niente. Sai che forse... eh no, per forza. Questa per forza qua. Perché altrimenti brucia tutto. Anzi, forse addirittura qua. E la ventola qua. Vediamo. Calore. Attiviamo lo spruzzo. Lui scappa perché lo sente e l'altro rimane lì e dice pompolo. No, perché io ci ho pensato, ho detto metto una ventola qua e andava una qua e una qua che gli portava il calore. Ma invece non funziona. Cioè la campanella ci deve stare. Questa ventola qua... cioè, se io la metto qua, non mi cambia nulla, perché lui prende fuoco lo stesso. E questa qua non fa niente. Cioè, non è che prende il calore e lo butta di là. Don't succede questo. Pensavo che spreadasse il calore, invece lui praticamente agisce sul fumo. No, lui è scattato subito. Questo invece morirà. Che la campanella lì è sbagliata. Chi è che ha fatto l'impianto? Ma forse ce la facciamo. Ce la facciamo. Oggi è più, più veloce. Dov'è lo spruzzo? Sì, ma lo spruzzo non c'è più. Boom. No, ho fatto continue. Dov'era? No, 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 no. Cos'era? Bad Neighborhood. Ok. Allora, campanella qua. Questo qua. E lo attiviamo dopo. Ma ho sbagliato. E lo attiviamo dopo. E poi campanella, campanella. Quindi quando l'abbiamo messo 1, 2. Quanti ne abbiamo? Scusa, cioè, contiamoli. 1. Eh no, certo, c'è anche questo. 2. Non ci sto capendo niente. No, ho messo al contrario. Qua. 3. E abbiamo un quarto. Oh, usiamo quello, usiamo quello. Vediamo se ce la facciamo con questo qua. Facciamo un test. Lui dovrebbe suonare adesso. Ma vedi che è lì vicino,
Vai. Ma sei un paciuco sei. L'ho messo qua a caso, signori, a caso, molto a caso. Forward. Ah, così facciamo il forward, ok. Forward. Quelli sono usciti. Lui si brucia. Suona. Io attivo lo spruzzo. Lui cerca di uscire tra le fiamme imperterrito. C'ha un poco e poi brucia. Questo. Qua si può mettere? No. Quindi, però lo potremmo mettere qua. Cosa succede se lo mettiamo là? Facciamo un po' di fast forward. Si bruciano ed escono. Va benissimo. Siete rimasti solo voi. Col calore che si espande. Questo adesso dovrebbe suonare. Tipo a breve. Lui è uscito subito. Lui è morto. Patterino. Cioè, non l'ho capita questa. Lui si mette qui e muore. End drill. Quindi se mettiamolo qua, vediamo. Usiamo il fast forward per andare più veloci. Lui è già morto. Così. A sbruffo. Lui esce, vediamo se ce la fa lui. Suona, attiviamo lo spruzzo. E sbloffa. Lui sbloffa quando esce da qua. Lui sbloffa quando esce da là. Purtroppo le campanelle devo usare tutte. A meno che noi non facciamo una cosa del genere. Vai. Attiviamo questo, così spegne le fiamme. Ok, lui si è spento. No, non ce la fa lo stesso perché è un pirla. È presente un pirla deficiente quella che non sanno cosa fare. Che fanno così. Ecco, lui. Il classico pirla. Sta prendendo fuoco. Il fuoco da padre. Dai, vai. Spegni. Guarda. Proprio ci sta sopra. Non gliene frega niente. Ma prima durava però. Qua. Vai. Attivo lo spruzzo. Signori, non ci riesco. Uno. Toglierei questo e questo qua. Lo metterei qua. Vai. Facciamo così. Cosa ho attivato? E attiviamo anche questo, vai. Lui fugge. Questo non c'è, questo schioppa. Schioppano tutti qua. Vediamo
Vai. Quello è morto già subito. È morto già subito. È il fast forward che funziona male. Ma perché si è bloccato? Perché non suona. Questo non gli suona. E sta fermo lì. Vai. Cioè, un deficiente, è rimasto lì, sto vitando. Un deficiente. Un emerito deficiente. Sto andando avanti, vediamo un attimo. Niente, lui proprio dice voglio morire. Andiamo. Ma non te mette dove si brucia. Ma sei proprio un deficiente. Te stai a bruciare, te metti lì. Ma sei un pirla. Così, vai. Attiviamo questo e questo, vai. L'idrante ti sta spegnendo il fuoco? Ci sarà un motivo, no? No, niente. Lui dice: ma mi fai il filtrante? E qua. Signori. Cioè, di passare lo passo, ma lo vorrei passare col full. Attiviamoli subito. Da dov'è l'idrante? Ah, qua è l'idrante. C'è lui sopra. E lui ancora il calore lì non è arrivato. È arrivato da quello, che adesso morirà. No, forse ce la fa. Ok, manca l'ultimo, manchi tu. Tu, vai. Esce da solo. Guardalo. Non ci può, sei uscito da... È uscito da solo. Che cavolo. Non ho parole. Vabbè, l'abbiamo passato.
Sì, perfetto. Bene, signori, per oggi è tutto, dopo aver visto l'impiegato più stupido del mondo. Senza offesa per nessuno, ma ognuno di noi ha il proprio vicino. Infatti, questa era Nate Blood, il vicino. Bene, con questo è tutto. Non vogliatemene nulla. Per supportare il canale basta un like, un commento e, come sempre, se vi va, iscrivetevi. Ed è molto ben accetto per supportare, appunto, per far crescere questo canale e portarvi novità come queste. Naturalmente, come ogni preview, non lascio un commento, un feedback più che commento sul gioco, ma lascio a voi decidere se vi piace oppure no. Ma devo dire che non è malaccio, è divertente, è un qualcosa di strano, diverso dal solito. Vi lascio il link in descrizione. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.